quello che è proprio il bello del salernitano, del territorio. Quindi arte a 360 gradi, per cui l'arte sia intesa appunto l'artigiano, l'artista di strada, ma anche l'arte insomma del buon mangiare, del buon cibo, il nostro salernitano, il nostro prodotto tipico. Quindi ci saranno chiaramente anche gli stand di gastronomia e anche insomma si potrà bere buona birra artigianale sempre del territorio. Le particolarità di questa edizione? Questa edizione, come le altre, vuole racchiudere nel suo scrigno all'interno arte, artigianato, artisti da strada, colori, suoni, street food d'eccellenza e un po' tutto, insomma, è un paniere di arte a tutto tondo. Cibo, paesaggi mozzafiato, degustarte, questo e molto altro. Assolutamente, noi ci eravamo riproposti di fare ogni 15 giorni, ogni settimana, un'iniziativa che potesse catturare l'attenzione dei tanti turisti che hanno popolato la città grazie alla spinta di Luigi D'Artista che ormai è da 11 anni e quindi quest'estate grazie a questa inerzia ci sono stati tanti turisti e allora chiaramente per un'estate che si allunga una vita è giusto dare ogni settimana un appuntamento importante. La settimana scorsa c'è stato il gelato artigianale promesso dall'amministrazione e dal mio assessorato, quest'anno ringraziamo le signore, la Barbara e la sua socia per questa iniziativa che Degustarte, che si tiene uno splendido scenario del Castellarighi, che non vuole essere solo uno street food di qualità, birra artigianale, ma anche dei laboratori di come si preparano cibi appunto della nostra terra, di valorizzazione dei prodotti della nostra terra, della gastronomia, ma anche quelli che sono degli insegnamenti su tutto quelli che riguarda appunto tutte le nostre tradizioni della provincia, in uno scenario bellissimo come il castello, che anzi dovremmo favorire per far arrivare le persone al castello Arechi, potenziando nei prossimi mesi sicuramente un accordo con tassisti e altri mezzi per la mobilità, perché abbiamo una cosa bellissima e dobbiamo far sì che appunto i nostri turisti la possano visitare in modo celere, rapido e soprattutto, voglio dire, a portata di mano. La posizione del Comune è a difesa dei vigili urbani, perché sono gli unici che vedo sulla lungomare e che fanno un presidio molto forte, a cui va la mia stima e la mia solidarietà per il lavoro che stanno svolgendo, sia chiaro, lavoro, voglio dire, legittimo come nell'ordinario, ma mi sembra che il Comune stia facendo la propria parte. È un lavoro, io lo dico non solo da assessore, ma anche da padre e da salernitano, è assurdo, voglio dire, che oggi non ci sia un intervento serio delle altre forze di polizia. Tutti sappiamo lo stato della lungomare, l'abusivismo, la contraffazione, addirittura sento parlare di spaccio di droga, quindi sono molto preoccupato essendo neogenitore. Quindi non capisco più, non possiamo perdere neanche un minuto in più. Bisogna intervenire, perché è assurdo. Io sono uno dei più critici ed è quello che nelle settimane a venire aspetta per criticare ancora di più e battersi affinché il lungomare venga finalmente vigilato con un'iniziativa interforze. A me non mi interessa più uno che l'altro, ma credo che da genitore e da salernitano ci dobbiamo spiegare la risoluzione del problema. Non chi lo faccia, ma la risoluzione. Poi dovremmo essere bravi tutti. Quindi giusto è la campagna vicino, come abbiamo sempre fatto, vicino alla Confesercenti, che in questo momento ha promosso questa iniziativa, ma vicino a tutti quelli che si lottano per il ripristino della legalità sul nostro bellissimo lungomare. Altrimenti è inutile che facciamo anche sorgere delle attività bellissime dove va il plauso agli imprenditori privati, come l'Imbarcadero, come il Surf Lounge a piazza. Mi permettete di fare una postilla? Ho letto su alcuni social in questi giorni, permettetemi, uso voi media che ci date sempre spazio e al quale va il mio ringraziamento per il lavoro che fate, che hanno detto ma il Comune ha fatto fare, quello era un bando dove un investitore privato, una cordata, ha vinto un bando tanti anni fa, ha investito dei soldi per una riqualificazione importante della città. Ieri ho letto che sui social, le classiche persone che hanno molto tempo da fare, voglio dire, si potrebbero dedicare anche all'uncinetto, a tante cose, a me piacciono quegli antichi mestieri, così li portiamo anche al castello, scrivono che la struttura, voglio dire, è distrutta. Guardi, la struttura non è distrutta, stasera ho trovato prima i gestori per caso, stasera sono aperti sia a pranzo che a cena, quindi voglio invitarla a degustare, ma poi pure che avesse portato dei danni, perché piangere su persone che hanno investito? Cioè io dico una cosa, c'è tanto da fare in questa città, tantissimo da fare, le punte di criticità le vedo anche io che sono, voglio dire, salernitano come loro, se non più di loro, giusto per una questione
voglio dire, di tanti anni, di generazioni di questa famiglia, ma anziché però lamentarci sui social, rimbocchiamoci le maniche, facciamo gli amministratori, chi fa il cittadino, chi fa la forza di polizia, per farla migliorare e portarla sempre più avanti.